nuovo appuntamento di cultura presso la Cremeria Letteraria al Duomo di Lucera, presidio del libro. Siamo in compagnia di Attilio Bolzoni, tra le firme più conosciute che hanno parlato da sempre, posso dire, di mafia. Perché definisce la mafia o le mafie camaleontiche? Perché sono così. La mafia è sempre la stessa, ha sempre, mantiene la propria natura e cambia sempre pelle e vestito, tranne in un'occasione, i 25 anni che hanno caratterizzato le stragi e la stagione stragista. Lì la mafia ha rappresentato quella stagione un'anomalia assoluta. Oggi studiosi, storici, magistrati dicono: cerchiamo di capire la nuova mafia. La nuova mafia è la mafia di sempre, è la vecchia mafia. La mafia è sempre la stessa, cambia e si adatta alla società e alla realtà che vive. E poi la mafia, se non la cerchi, quando non spara, non la trovi, la devi cercare. Infatti, oggi come oggi, le mafie sono diventate apparentemente meno aggressive. Sono più attraenti, c'è una mafia più oggi più profumata, più pettinata, più politicamente corretta. I famosi colletti bianchi. Diciamo che i colletti bianchi sono colletti neri e la zona grigia, quella che comunemente viene chiamata zona grigia, per me è zona nera, perché in questi casi sta o da una parte o dall'altra. Le mafie si nutrono della disperazione della gente? Le mafie si nutrono della disperazione della gente, ma anche in Italia c'è molta voglia di mafia. Da Roma in su c'è molta voglia di mafia, più di quanto sorprendentemente ce ne sia da Roma in giù. C'è molta voglia di mafia e quindi le mafie, che so, ad esempio in una regione come l'Emilia Romagna, grassa, ricca, riescono ad inserirsi con molta armonia, non si infiltrano come dicono loro, l'andrangheta si infiltra, l'andrangheta non si è mai infiltrata là, gli hanno spalancato le porte, li hanno fatti entrare agli indranghetisti, quindi soprattutto in periodo di crisi le mafie fanno comodo. Cos'è cambiato dopo la morte di Totò Riina? È cambiato tutto, perché Cosa Nostra ha brindato, si è liberata di un uomo che l'ha presa per mano e l'ha accompagnato in un vicolo cieco. Cosa Nostra è l'organizzazione più potente del mondo occidentale, prima che arrivasse Riina, adesso è un'organizzazione che è stata disarticolata militarmente dalla repressione poliziesca e giudiziaria. Sono stati le stragi che l'hanno portata a studiare tanto il fenomeno mafioso e a scrivere così tanto? No, io sono del centro Sicilia, ho cominciato a fare il giornalista nel centro Sicilia, un giornalista si occupa della realtà che ha intorno, non mi sono occupato di pupi di zucchero, di cannoli, di dolci di ricotta, ma di quello che accadeva. Come si può veramente far guerra alle mafie? Per guerra alla mafia ci vuole molto sapere, molta cultura. Ci vuole una crescita culturale, è ovvio, è banale perfino dire che non basta la repressione politica giudiziaria. Il percorso è molto faticoso, è molto lungo, è molto doloroso. E l'antimafia deve essere un'antimafia vera, essenziale, pura, non l'antimafia di questi ultimi anni, che è stata un'antimafia di cartone, un'antimafia di retorica, e la retorica sotterra i fatti, li distorce e li nasconde per sempre. Quindi lei non è ottimista? Io sono ottimista guardando la mia città, Palermo, una città cupa di 30 anni fa, ha fatto passi in avanti. Sono meno ottimista per altre zone d'Italia, ma spero che Palermo, una città che ha molta consapevolezza, faccia scuola in tutta Italia. A chi sono destinati i suoi libri che fanno parte della collana Mafie? Sì. Perché i ragazzi vanno sui blog, quindi ho un pubblico giovane rispetto agli altri. Scrivo sul giornale, faccio documentari, scrivo libri, ma sostanzialmente penso ai ragazzi con il blog, perché i ragazzi leggono poco giornali e libri, quindi ogni mattina si ritrovano un pezzo diverso da un anno e mezzo dedicato sempre alla mafia e solo alla mafia. Le capita di non dormire magari anche per paura o comunque questo pensiero? Sì, mi è capitato per diversi anni quando stavo a Palermo. Adesso ce l'ho molto con l'antimafia che mente, con quegli rappresentanti dell'antimafia che spacciano dogmi, spacciano verità che non sono verità. E poi ogni tanto mi alzo e dico: ma guarda,
Questi fanno il gioco dei mafiosi. Grazie per la sua disponibilità e per i suoi libri così importanti. Grazie, grazie, ciao.